Sono in compagnia di Alessandro Sambadaro, capitano dello Sparta. Buonasera Alessandro. Ciao. Commentiamo questa nona giornata della Serie A, questa sconfitta per 6-2 contro il Roma. Ovviamente oggi la partita non c'è stata. Sicuramente forse la cosa che vi fa più male è stata la scavalcata dello Sporting Piazzetta, che hanno vinto e ora sono a 7 punti. Sì, sicuramente questo, che abbiamo perso la posizione per i playoff, e questa è la cosa più grave. Poi certo, sulla partita noi i ragazzi ci hanno messa tutta, abbiamo lottato fino alla fine, però chiaramente non sono queste partite che dobbiamo vincere. Senti, anche oggi si è visto forse la più grossa pecca dello Sparta, cioè quella di creare parecchio ma realizzare poco. Secondo te è stata questa la chiave di lettura di tutta l'annata? No, oggi proprio no, perché oggi abbiamo realizzato poco, anche perché loro hanno un grande portiere, ha fatto oggi degli interventi straordinari, quindi non mi sento di dire che gli attaccanti oggi hanno giocato male, i nostri. Ci hanno provato, qualche gol se lo sono mangiato, che è normale che succede, e qualche miracolo ha fatto il loro portiere. Più che altro questo si è verificato in altre partite, sì, ti do ragione, nel girone d'andata almeno 2-3 partite che abbiamo perso potevano finire diversamente, giocando in un altro modo, magari giocando come abbiamo giocato oggi. Senti, invece per quest'ultima giornata, che deciderà a questo punto se voi sarete o no nella Cup, che previsioni mi fai, soprattutto cosa ti senti? No, previsioni niente, l'ultima giornata si va in campo con un obiettivo solo, dobbiamo vincere per forza, perché anche il pareggio, anche in caso di loro sconfitta, il pareggio non ci serve a niente, quindi dobbiamo vincere, sperare che loro non vincano, e così, quanti punti hanno? 7? E noi 6, quindi dobbiamo vincere, sperare che loro non vincano e quindi prendere il quinto posto, solo questo, previsione non ce n'è, poi sono due partite che vanno giocate tutte e due. Ok, ringraziamo Alessandro Sambadaro e auguriamo anche a lui un buon proseguimento di campionato. Ciao.